L'omaggio a Monica Vitti, ma soprattutto l'attenzione su diversi modelli femminili dirompenti, emancipati e coraggiosi. Donne che, come la nota attrice scomparsa il 2 febbraio scorso a 90 anni, hanno saputo scardinare con la loro personalità i canoni prestabiliti del vivere politico e sociale in contesti storici e culturali profondamente diversi tra loro. Con questo obiettivo, la Mediateca regionale pugliese, a partire da martedì 26 aprile, propone nella propria sede in via Zanardelli 36 a Bari il primo appuntamento della rassegna cinematografica La ragazza con la pistola, titolo preso in prestito dal capolavoro filmico del 1968, firmato da Mario Monicelli e interpretato da Monica Vitti. Il programma prevede la visione di quattro grandi film dedicati, tra cui Il dramma della gelosia di Ettore Scola e La scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese. Tutte le proiezioni avranno inizio alle 19 e saranno introdotte da critici ed esperti cinematografici. A presentare la rassegna nella serata inaugurale sarà Simonetta Dello Monaco, presidente di Apulia Film Commission. Gli appuntamenti proseguiranno fino al 17 maggio. La rassegna è promossa dalla Regione Puglia e realizzata con la Fondazione Apulia Film Commission nell'ambito del progetto Mediateca Regionale, a valere su risorse del bilancio autonomo della Regione Puglia, Assessorato Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica. Tutte le domeniche libere ho! E per te ogni domenica suona la campana a moto.